La seconda cantica della Divina Commedia è dedicata al tema della speranza. In essa Dante racconta il suo viaggio attraverso il Purgatorio, dove le anime dei penitenti si liberano dai propri peccati per diventare degne del Regno dei Cieli. Finalmente uscito dal baratro infernale, un'atmosfera completamente nuova si presenta agli occhi del poeta. Il paesaggio è solitario e silenzioso. Il cielo stellato si illumina a poco e il monte del Purgatorio si erge maestoso dalle acque del mare. Dante e Virgilio si avviano su per la montagna e attraversano una prima zona che funge da vestibolo, dove incontrano le anime dei morti scomunicati e di coloro che tardarono a pentirsi delle proprie colpe. Superata una valle fiorita, i poeti giungono alla porta del Purgatorio. Qui un angelo incide con una spada 7 pi sulla fronte di Dante, simbolo dei 7 peccati capitali che trovano espiazione nelle 7 cornici del monte. Salendo, i due poeti incontrano i superbi, gravati da macigni, gli invidiosi, che hanno le palpebre cucite, gli iracondi, avvolti da un fumo acre, poi gli accidiosi, costretti a correre in tondo, gli avari e i prodighi, legati a terra, i golosi, tentati da frutti profumati, e infine i lussuriosi, avvolti dalle fiamme. Anche Dante e Virgilio, guidati da un angelo, devono attraversare le fiamme. Giungono così all'ultima scala, quella che porta alla cima del monte e allo splendido giardino dell'Eden. Questo è il luogo dove le anime, dopo essersi purificate, tornano alla condizione di innocenza originaria. Qui Virgilio si deve congedare per affidare Dante a una guida più degna. Sulla vetta del Purgatorio sta sorgendo il sole quando Dante si accorge di non trovarsi più sulla terra, ma di volare insieme a Beatrice verso il Terzo Regno. Il Paradiso è composto da 9 cieli, ognuno dedicato a un pianeta o a una stella. Giunto al cielo di Saturno, dedicato agli spiriti contemplanti, Dante vede comparire dinanzi a sé una scala d'oro, attraverso cui entra nel cielo delle stelle fisse, dove le anime cantano le lodi di Cristo e della Vergine. Avvicinandosi a Dio, il poeta deve sostenere un ultimo esame prima di entrare nel 9° cielo, dove appare una prima immagine della divinità, un punto luminoso circondato da 9 cerchi di luce. Dante può ora accedere all'Empireo, cielo spirituale al di sopra di quelli materiali. Beatrice si allontana e il mistico San Bernardo conduce il poeta fino al cospetto di Dio. Qui può finalmente sostenere la visione della luce divina, fino a fondersi con essa e carpire i misteri della divinità. Le anime del Purgatorio, invece, espiano le loro colpe distribuite sulle cornici della montagna nell'ordine dei 7 vizi capitali previsti dalla Chiesa. Salendo al cielo, si incontrano infine i beati, secondo l'ordine di importanza dei meriti acquisiti sulla terra. Dante attribuisce le pene dell'inferno e del Purgatorio secondo la legge del contrappasso. Ogni pena riflette, per analogia o per contrasto, la colpa corrispondente.